In tutto oggi ci sono ben 24 binari nella stazione centrale di Milano e si intravedono essenzialmente solo treni passeggeri, dai veloci Eurostar agli interregionali. Ma una volta non era così. Da qui partivano anche i treni merci. E sapete dove venivano caricati i loro vagoni? Qui sotto i nostri piedi e poi lentamente portati su con uno speciale sistema, un po' come accade sulle porte aerei. In effetti qui sotto si nasconde forse il volto più sorprendente di tutta la stazione centrale di Milano. È un mondo sotterraneo che noi ora esploreremo. Ecco quello che c'è sotto i binari della stazione. Potremmo definirla quasi una stazione nascosta. Anche qui ci sono binari, pilastri, eccetera. Quello che vedete è stato per decenni uno dei muscoli della stazione centrale di Milano. È un elevatore idraulico. In pratica, se volete, un ascensore per vagoni. Allora, come funzionava? Beh, i vagoni merci vuoti venivano portati qui al piano inferiore e ci volevano appena 7 minuti e poi sospinti su questo ponte mobile che aveva un motore all'interno e che era tra l'altro manovrato da un tecnico all'interno di questo gabbiotto. Lentamente e con molta cura posizionava questo vagone a una di queste aperture che vedete in questo ambiente enorme e lì infilato, perché all'interno di queste aperture venivano caricati i vagoni merci con le merci più diverse e una volta fatta l'operazione il vagone faceva la stessa strada alla rovescia. Pensate che in questo modo si poteva comporre un convoglio con grande rapidità e questo sistema, che funzionava già prima della Seconda Guerra Mondiale, è rimasto in uso fino al 1991, cioè l'altro ieri. Da allora le merci vengono ormai quasi tutte trasportate direttamente sulle autostrade con i tir. Un giorno però da qui partì un carico molto diverso dagli altri. Per portarlo alla stazione i camion attraversarono Milano lontano dagli occhi della gente. Infatti era l'alba di una domenica d'inverno, quindi la città era vuota e le sue vie libere. I camion arrivarono proprio qui, dove solitamente si scaricavano le merci destinate ai treni, solo che questo tipo di merce era molto diversa dalle altre. Sollevati i teloni dei camion, infatti, sbucarono vecchi, donne, bambini, persone di ogni età e ogni condizione sociale, cittadini italiani, la cui sola colpa era quella di essere ebrei. 600 persone percorsero proprio questo tragitto nei sotterranei della stazione. Quasi nulla è cambiato da allora. E questi ultimi metri nel suolo italiano li fecero tra pugni, calci, spintoni e latrati di cani, fino a questi vagoni da trasporto, all'interno dei quali vennero rinchiusi. E poi i vagoni, uno ad uno, vennero mandati sui binari, col sistema che abbiamo visto prima. Cominciò così un lunghissimo viaggio, durato 7 interminabili giorni senza luce né acqua. La domenica successiva arrivarono ad Auschwitz. Su 600 persone, 500 vennero subito mandate nelle camere a gas e i loro corpi bruciati addirittura nelle ore successive all'arrivo. Nei mesi seguenti partirono altri convogli carichi di ebrei fino al maggio del 44. Oggi questo binario, noto come binario 21, è in disuso, ma si prevede che tutta quest'area verrà trasformata in un luogo della memoria, la memoria della Shoah. La storia ha lasciato delle tracce terribili qui alla stazione di Milano, come quella che abbiamo appena visto, ma ce ne sono anche altre, sempre riferibili alla Seconda Guerra Mondiale, che si scoprono inoltrandoci proprio qui, nei sotterranei della stazione. Guardate questa porta. Sembra quasi quella di un sommergibile. Ma a cosa poteva servire qua sotto? Serviva a bloccare le fiamme, il fumo e soprattutto gli spostamenti d'aria. Questo, infatti, era un rifugio antiaereo. Milano infatti subì dei pesanti bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale e questi luoghi erano dei punti di salvezza.
Qui si vedono ancora molto bene i resti delle panchine sulle quali si sedeva la gente, intere famiglie, ed è facile immaginare l'atmosfera di quelle lunghe ore di attesa e di paura. Pochi metri sotto i treni e i viaggiatori si aprono ambienti immensi, tutti collegati, dei veri viali sotterranei. Oggi sono vuoti, ma in questi luoghi, fino al 91, ferveva un'attività frenetica e incessante, simile a quella di un mercato. In effetti qui siamo a livello della strada e i camion portavano merci di tutti i tipi che subito ripartivano in treno per tutta l'Italia e l'Europa. Lungo gli immensi corridoi corrono anche tubazioni dell'acqua, cavi elettrici, cavi telefonici. Con il nuovo riassetto della stazione, questi ambienti torneranno a vivere e avranno un nuovo futuro. Ospiteranno negozi, bar, librerie, spazi espositivi, edicole. Tutto si trasformerà in un'area dove viaggiatori e passanti potranno fare acquisti o mangiare qualcosa in attesa della partenza. Ed è proprio qui, sotto le strutture della tecnologia di ieri, che arrivano i treni con la tecnologia di oggi. E tutto questo mentre la stazione silenziosamente evolve. Oggi con questo nuovo restauro, questo potenziamento, domani chissà. Le stazioni hanno questo di straordinario. A loro il tempo non toglie nulla, anzi al contrario le arricchisce. Di tecnologie, certo, ma anche di tante storie. Tutte da raccontare, come abbiamo cercato di fare noi. Grazie per averci seguito. Arrivederci.